Siamo giunti alla fine di questo splendido progetto che farete insieme, che ha avuto come tema il bullismo e il cyberbullismo. Sono stati tanti gli incontri rivolti ai ragazzi ed anche ai genitori per sensibilizzare su un tema che al giorno d'oggi è molto frequente. Grazie ai seminari svolti e curati nei minimi dettagli dal dottore Maiorana, dalla professoressa Marisa Ramunno, dalla dottoressa Cosoleto e dalla dottoressa Cristina Arfuso, è stato possibile esaminare da vicino quali sono i rischi della rete e come poter tutelarci da essi, ma anche capire e provare a mettersi nei panni di chi è vittima di cyberbullismo. Attraverso la scrittura creativa gestita dalla professoressa Roberta Macri, i ragazzi hanno avuto modo di esprimere attraverso la scrittura i loro sentimenti, i loro stati d'animo, perché a volte non è semplice spiegare a parole ciò che si prova e ciò che si sente. È stato anche tenuto il laboratorio musicale guidato da Mario Locascio e Rosa Maria Scopelliti, e i ragazzi hanno vissuto momenti di inclusione e coesione sociale. Ad oggi, purtroppo, con l'avvento dei social sono sempre di più i ragazzi e le ragazze che sono vittime di cyberbullismo, che si chiudono in loro stessi e nei casi più estremi decidono di farla finita. Abbiamo cercato durante queste settimane di spiegare che c'è sempre un'alternativa, c'è sempre una soluzione, che non si è soli, ovvero di parlarne con i propri amici, i propri cari, i genitori, perché solo insieme possiamo contrastare questo fenomeno. A conclusione di questo progetto molto importante sotto tanti punti di vista, il mio pensiero non può che essere colmo di gratitudine verso tutti, e il mio augurio è quello di poterlo ripetere in futuro e di migliorare, diciamo, questo tipo di iniziative sociali che sono rivolte al bene di tutti i nostri ragazzi. Serata straordinaria in questa splendida città, abbiamo trattato un tema molto attuale che è quello del cyberbullismo. L'associazione Palingenesi ha partecipato e ha ricevuto un contributo in un bando regionale. Hanno saputo veramente attivarsi al meglio per l'organizzazione di questa splendida serata, che poi è stata la conclusione del progetto composto da numerosi laboratori, seminari, e veramente speriamo di aver fatto cosa gradita a tantissime persone presenti, per prendere sempre di più consapevolezza che il cyberbullismo è un qualcosa di veramente importante e che bisogna saperlo contrastare anche con le informazioni e con i messaggi che passano attraverso una pubblica piazza, considerando che il 14,5% dei nostri ragazzi subisce, come dire, del cyberbullismo.